Avevo una ragazza alle medie, cioè eravamo più o meno fidanzati, eravamo tipo i fidanzati, perché, vabbè, questo sono io che non so disegnarmi la mano, perché di base ci eravamo messi insieme per messaggio, non esisteva WhatsApp, ma parlavamo solo via SMS e dal vivo mai, perché io mi vergognavo anche della mia ombra, ma andava tutto bene. Infatti una sera lei mi scrive che avrebbe voluto baciarmi il giorno dopo, così dal nulla, io ero gasatissimo perché era tipo uno dei miei primi baci, quindi sono andato a dormire felicissimo, immaginatevi, quello ero io a letto, eh. Sapete com'è il periodo delle medie, no? Hai paura di tutto, ma allo stesso tempo non vedi l'ora di provare nuove esperienze. Ecco, quest'ansia mista, voglia di conoscere, io la chiamo adolescenza. Ci mettiamo d'accordo di baciarci dopo la lezione. Io ovviamente non so disegnare un bacio, quindi censurerò. Sta di fatto che, presi dall'entusiasmo, iniziamo a baciarci per qualche minuto. Ad un certo punto sento un bastone che mi tocca al sedere, mi giro e vedo la mia prof di italiano arrabbiatissima perché non ci aveva visti uscire e ci aveva cercato per ore per tutta la scuola. Era veramente furiosa. Eravamo imbarazzati. Siamo scappati via e abbiamo deciso che non avremmo mai raccontato questo a nessuno. Vi immagino l'imbarazzo nei giorni successivi quando questa prof era in classe. Questi siamo esattamente io e la mia ragazza, molto imbarazzati, molto brutti. Non so disegnare.